nostro spettacolo che vede impegnati gli alunni delle classi prima C, prima D e seconda C della scuola secondaria di primo grado di Belforte e il Chienti. Dell'imperatore. Un imperatore e una regina molto vanitosi ogni giorno un vestito nuovo. Sono talmente presi da questa mania che giungono perfino a promettere sposa atto, pur di assicurarsi sempre vestiti. Per questo le dame di corte decidono di giocare loro una culla, introducendo a corte due sarti, avidi e imbrogliati. Mi ha fatto la corte? Sì, ma non mi piaceva neanche volta. Ah, sei per te.
questo neppure a me, eppure spasmato tanto. Per me avrebbe anche applicato, ma nulla da fare. Ah, sapeste che poesie, ma io gliel'ho cantata, neanche per tutto l'oro del mondo. Infatti non si è fatto pregare tanto e ha sposato lei. Ma lei è Franchessa. Che ora è la regina. Uffa, non si può parlare. Via via, mia cara, basta con queste mormorazioni. A non aver dormito affatto e per tutta la notte ho avuto qualcosa che mi dava enormemente fastidio. Forse maestà i materassi sono troppo pochi. Già, sono soltanto 7, sono pochi. Li faremo mettere 3. Sono mortificata, vado a controllare il vostro letto. Che tempo fa quest'oggi? Ci sono nudi all'orizzonte. Ma il vento da ponente le spazzerà. Il sole dovrebbe essere entrato, ma non si vede ancora. Di certo sarà una mannaggia. Oh, che bello! Maestà, voi sapete da Merlopoli venuti che smette di essere giunti. Merlopoli? E dov'è? Dalle parti, fuori in avanti, avanti, signori sartori, mostrateci le vostre novità. Maestà? Maestà? Siamo giunti fin qui? Fin qui? Fagli uno solo, arriva a mezzodì. Per anni 27, mesi un giorno, abbiamo studiato la ricetta di una stoppa perfetta, straordinaria, leggera dell'aria, trasparente dell'acqua di sorgente. La cosa più sorprendente è che il nostro tessuto non può essere veduto da chi degno non è. Riferirò.